Caloroso saluto a tutti voi presenti in questa aula e a tutti coloro che ci seguono online. Benvenuti nel nostro incontro, nel nostro convegno che conclude la celebrazione del cinquantesimo anniversario della fondazione dell'Istituto di Psicologia nell'Università Gregoriana. Prima di passare la parola al nostro rettore, padre Nuno da Silva Gonçalves, vorrei leggere il messaggio che il Santo Padre ci ha inviato proprio in occasione del nostro convegno. Cari fratelli e sorelle, vi siete riuniti oggi nella Pontificia Università Gregoriana per celebrare il cinquantesimo anniversario di fondazione dell'Istituto di Psicologia. A tutti voi rivolgo di cuore il mio saluto e augurando un proficuo incontro esprimo viva riconoscenza a quanti sono stati gli iniziatori e gli artefici di tale impresa accademica. L'Istituto di Psicologia nacque sull'onda dell'aggiornamento ecclesiale avviato dal Concilio Vaticano II che esortava nella cura pastorale si conoscano sufficientemente e si faccia uso non soltanto dei principi della teologia ma anche delle scoperte delle scienze profane in primo luogo nella psicologia e della sociologia cosicché i fedeli siano condotti a una pura e più matura vita di fede. Nel mezzo secolo trascorso avete accolto questa sfida portando avanti con coraggio l'approccio interdisciplinare nella cura pastorale dei fedeli, sia nel campo della ricerca e delle numerose pubblicazioni, sia nelle, nella prassi pastorale e formativa. Seguendo il principio ignaziano della cura personalis, avete preparato specialisti capaci di integrare spiritualità e psicologia nelle attività apostoliche ed educative in diversi contesti geografici e culturali della Chiesa. Come unità accademica dell'Università Gregoriana, Avete già formato nella scienza e nell'arte della cura personale più di mezzo migliaio di uomini e donne provenienti da molteplici culture nei diversi continenti. Essi a loro volta in collaborazione con il vostro istituto in questi decenni hanno dato origine a una quindicina di centri specializzati per formatori in diversi regioni dell'Africa, dell'America Latina, dell'Asia e in Europa. Il convegno odierno non mira però a contemplare il passato, ma ricevendone la preziosa eredità è volto a affrontare le sfide del futuro. La domanda posta dal tema Adamo dove sei nella situazione attuale del mondo risuona con grande forza, ci interroga, ci scuote e ci invita a un serio esame di coscienza e alla conversione. Il mondo attraversa oggi una profonda crisi antropologica, una crisi di senso a cui la Chiesa ha il dovere di rispondere in modo adeguato ed efficace. Davanti ai nostri occhi si consuma ancora una volta l'immane tragedia della guerra, che è la peggiore conseguenza della distruttività umana, individuale e sistemica che non viene presa sufficientemente sul serio e non viene dovutamente curata e estirpata alla radice. Così, davanti all'imperativo di imparare a dire no al male, di sollevare quanti sono feriti o offesi nella loro dignità e all'urgenza di formare persone capaci a loro volta di forgiare formatori con una solida preparazione antropologica, la Chiesa continua ad aspettarsi dal vostro Istituto un servizio di qualità basato sulle conoscenze della psicologia con gli apporti della teologia e della filosofia. La vostra missione è a servizio della promozione della persona umana e del continuo processo di evangelizzazione che si realizza traducendo nel concetto concreto dell'esistenza umana il dono supremo della Redenzione compiuto dal Signore Gesù Cristo. Auspico pertanto che la, le celebrazioni del cinquantesimo anniversario dell'Istituto di Psicologia rinnovino in voi l'impegno della ricerca, dell'insegnamento e della cura per le persone. Così voi siete al servizio della Chiesa in uscita verso le periferie esistenziali degli uomini e delle donne di oggi, nella diversità delle loro culture, ma accomunati dal bisogno di sostegno e slancio per affrontare i disagi e le sfide della vita. Vi ringrazio per questo vostro contributo che corrisponde alla missione propria della Pontificia Università Gregoriana, al servizio della missione della Chiesa. Il Signore vi benedica e la Madonna vi protegga. Roma San Giovanni il Laterano, 14 maggio 2022. Francesco. Eminenza, illustri relatori, cari professori, cari studenti, signore e signori. Sono lieto di rivolgervi una parola di cordiale benvenuto all'inizio di questo convegno celebrativo del cinquantesimo anniversario della fondazione dell'Istituto di Psicologia. Saluto Su Eminenza il Cardinale Giuseppe Versaldi, nostro Gran Cancelliere, che è stato studente e professore dell'Istituto di Psicologia, con il quale ha sempre mantenuto un rapporto di stretta vicinanza. Grazie Eminenza per la sua presenza e per la cura con cui segue la vita di tutta l'Università. Saluto anche i professori, gli studenti attuali e gli ex alunni, i relatori e tutti i partecipanti al convegno. La nascita dell'Istituto di Psicologia 50 anni fa si è inserita in una cornice del tutto speciale, nella quale si è data la svolta che ha condotto al riconoscimento da parte della Chiesa dell'importanza della psicologia nella formazione al sacerdozio e alla vita consacrata. Per comprovare questa apertura alla psicologia, Basta ricordare quanto scritto nel documento del Concilio Vaticano II sulla formazione sacerdotale a proposito della maturità umana dei seminaristi. Cito. Si osservino diligentemente le norme dell'educazione cristiana e queste siano convenientemente perfezionate coi dati recenti di una sana psicologia e pedagogia. E ancora nel decreto conciliare sul rinnovamento della vita religiosa si scrive che i candidati alla professione religiosa devono essere ammessi solo dopo una prova veramente sufficiente e dopo che sia stata da essi raggiunta una conveniente maturità psicologica ed affettiva. I fondatori dell'Istituto di Psicologia della Gregoriana hanno saputo cogliere questa urgenza e opportunità e si sono adoperati per offrire agli studenti non solo una sana psicologia, come richiesto dal Concilio, ma anche un metodo pedagogico specifico. Questa specificità nei principi e nella pedagogia continua a essere garantita dall'attuale corpo docente, che rimanendo fedele alle intuizioni basiche dei fondatori dell'istituto, non dimentica la responsabilità di confrontarsi con nuove correnti e metodologie. Anche qui si tratta di continuare a garantire, guardando al futuro, una sana psicologia che senza pregiudizi sia al servizio dei bisogni della Chiesa e che ci aiuti a rispondere alla domanda Adamo dove sei, titolo del convegno di oggi. Possiamo affermare che l'importanza della psicologia nella formazione al sacerdozio e alla vita consacrata è sempre più evidente, poiché la Chiesa, per portare avanti la sua missione evangelizzatrice, ha bisogno di sacerdoti consacrati e consacrate maturi e con una vita integrata. Infatti la testimonianza di una vita evangelica può solo guadagnare in autenticità e credibilità se l'esperienza spirituale si baserà su una solida maturità umana. È oggi palese che molte situazioni di abusi sarebbero state evitate se la psicologia fosse stata presente o più presente nell'accompagnamento dei candidati al sacerdozio e alla vita consacrata. A nome di tutta l'Università Gregoriana ringrazio il padre Stanislao Morgalla e i suoi collaboratori per essersi impegnati in questa celebrazione del cinquantesimo anniversario dell'Istituto di Psicologia. E faccio i migliori auguri all'Istituto, ai suoi professori, sia attuali che degli anni precedenti, e a tutti gli studenti, quelli degli ultimi 50 anni che operano con efficacia al servizio della Chiesa in tutto il mondo e quelli attuali che si preparano per farlo. Forti di una ricca eredità, guardate tutti al futuro con entusiasmo e fiducia. L'Università vi è grata per il vostro contributo alla vita universitaria, nell'insegnamento, nella ricerca e nel servizio a tutta la società. Di questo servizio è esempio il centro di consultazione che fa parte integrante dell'Istituto di Psicologia. Ancora tanti auguri e buon proseguimento dei lavori del convegno di oggi. Grazie. Prima di consegnare la guida del nostro convegno nelle mani del moderatore di sessione matutina, padre Tim Healy, Vorrei ancora una volta darvi un caloroso benvenuto. Un benvenuto anzitutto a Sua Eminenza il Cardinal Giuseppe Versaldi e a tutti i relatori che saranno presentati lungo tutta la giornata. Benvenuti a tutti i professori e collaboratori dell'Istituto e quelli attuali e a coloro che hanno accompagnato il cammino dell'Istituto in questi 50 anni. Fare un elenco esaustivo di tutti i nomi sarebbe come creare una lunga litania di tutti i santi e temo che si, farebbe, si farebbero tanti errori e sbali. Mi limito perciò a nominare solo coloro senza i quali non ci sarebbero questi festeggiamenti. Non potrei non nominare Padre Franco Imoda, qui presente. E non potrei non nominare la professoressa Joyce Riddick, che spero ci segue in modalità online. Sono i due collaboratori più stretti di padre Luigi Maria Rulla, beata memoria, e insieme a lui i cofondatori dell'Istituto di Psicologia. Dovrei scrivere anche un altro lungo elenco per ricordare quanti sono già stati chiamati alla casa del padre. Non posso nominarli tutti, a tutti loro il nostro fraterno ricordo. Ma in modo particolare dobbiamo ricordare alcuni, padre Luigi Maria Rulla, padre Gilles Cusson, padre Bart Kylie e don Alessandro Manenti. Anche loro partecipano in qualche modo, speriamo, al nostro convegno di oggi. Un caloroso benvenuto agli studenti e agli ex alunni dell'Istituto di Psicologia. Purtroppo la situazione mondiale ha limitato la possibilità di viaggiare e non ha permesso a molti ex alunni che lo avrebbero desiderato di essere presenti qui oggi. Siamo comunque molto grati a tutti voi che siete riusciti a venire a Roma e a partecipare di persona in questo evento speciale. In modo particolare vorrei salutare Sua Eccellenza e Monsignor Lorenzo Ghizogni. Un caloroso benvenuti a tutte, anche a tutti voi amici e ospiti. Spero che il giorno di oggi sia una buona occasione di conoscerci meglio. Nonostante tutti gli ostacoli siamo riusciti anche se non si vede, oltrepassare le capacità di questa Aula previste dal tempo di Covid. Buona partecipazione in questo convegno. Sì, è il mio compito introdurre i diversi relatori. Ripeterò alcune cose già dette, ma forse un po' di ripetizione non disturba troppo. Per queste celebrazioni del cinquantesimo anniversario della fondazione dell'Istituto abbiamo il privilegio di aver tra noi un vero testimone di tutti questi 50 anni padre Franco Imada come già indicato cofondatore dell'istituto dove attualmente è professore emerito ma volevo notare anche che oltre i suoi impegni all'istituto dove è stato diverse volte anche preside per sei anni è stato rettore della Gregoriana ed è stato il primo presidente anche di AVEPRO, l'Agenzia della Santa Sede per la valutazione e la promozione della qualità delle università e facoltà ecclesiastiche. Il suo tema è indicato come il mantra della crisi antropologica. Adesso passo la parola a padre Imoda. anche se in modo estremamente rapido dico grazie, eh, affidandomi a quelli che l'hanno detto in modo più articolato e eh, più comprensivo. Grazie al Signore, grazie a tutti i mediatori che hanno reso l'azione del Signore presente a tutti noi in questo periodo. E vengo alla domanda che è stata posta anche a me come sfida per una... Riflessione. La domanda Adamo dove sei è evocata in questa occasione è una domanda antica che non sarà mai pienamente soddisfatta. Nel contesto di questo cinquantesimo può e diventa una sfida molto esigente una specie di esame di coscienza. Cosa ha inteso fare l'Istituto? Cosa intende fare? Che cosa dovrebbe fare? Senza pretendere di offrire un trattato di antropologia o fare un resoconto esauriente di quanto è stato realizzato, vorrei solo evocare quelli che ho chiamato alcuni mantra per indicare alcune aree, alcune intenzioni, alcuni percorsi che hanno abitato e forse continuano ad abitare il cammino di questi anni e sembrano ritornare costantemente. Un'occasione quindi di riflettere come col passare del tempo molte cose, situazioni, concetti cambiano, ma mi sembra di poter dire che ci sono temi che rimangono, ritornano, si trasformano, si hanno caratterizzato, si confermano e ci invitano a guardare al futuro come dei mantra. Un primo mantra, possiamo dire, che risuona nella missione lavoro di formazione all'istituto e agli ex alunni operanti in ogni parte del mondo, è il tema della ricchezza ricercata e anche minacciata dell'esperienza religiosa autentica della persona umana. Un'esperienza composta dall'insopprimibile trascendenza presente nel cuore umano e dal suo bisogno di concretezza, di incarnazione. Agostino diceva, parlando di Dio che è in noi, come superior summo meo, ma anche interior intimo meo, facendo eco al Salmo 139, Se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti. L'immagine che può esprimere e può guidare a orientare il pensiero come anche l'azione formativo pedagogica può essere rappresentata dall'esperienza del sogno visione di Giacobbe in Genesi. L'esperienza di un essere umano in fuga verso un paese sconosciuto che nell'oscurità della notte ha un sogno che è anche rivelazione della realtà. Appare una scala dove gli angeli di Dio salgono e scendono, angeli che trovano l'espressione nel cuore del fuggitivo Giacobbe, come in ciascuno di, no, di noi, di quei due fondamentali movimenti del cuore, dello spirito umano di trascendenza e di immanenza, l'aldilà, l'eterno, l'infinito e il qui e ora del nostro essere temporale e locale. La missione dell'Istituto, che si svuole accademica ma anche pratica, ripropone in modi diversi ma ad ogni passo il tema del confronto con l'altro, l'alterità. Ecco allora la domanda di Dio a Caino, dov'è il tuo fratello? E ogni altro che si incontra sul proprio cammino non è mai totalmente neutrale, ma possibile compagno, amico, guida, maestro. E quindi leader, testimone, formatore, superiore, oppure spettatore, indifferente, disinteressato, sfruttatore, nemico. L'incontro, scontro è sempre al tempo stesso con questo altro, ma anche con l'altro con la maiuscola, dando origine al duplice confronto che è lotta. Con i molteplici forme si manifesta come una lotta che è al tempo stesso lotta religiosa, teologica e lotta umana, psicologica. Il discorso, il pensare correttamente questa realtà, ma soprattutto poi il confronto, il vivere più o meno autenticamente l'impegno della libertà e l'aprire o il chiudere il cuore con i suoi diversi amori, affetti desideri, all'alterità e all'alterità con la maiuscolo, è sempre la sfida che ogni persona umana incontra ed è chiamata ad affrontare e che definisce l'orizzonte del nostro impegno. Un secondo mantra è quello della crisi, realtà e concetto, con un richiamo più o meno implicito a quella che è crisi antropologica. Alle difficoltà che si incontrano nel cammino di sviluppo e di crescita, Benedetto XVI diceva: La questione sociale è diventata radicalmente questione antropologica, caritas in veritate. Il vero sviluppo non consiste primariamente nel fare. Citando, chiave dello sviluppo è un'intelligenza in grado di pensare la te tecnica e di cogliere il senso puramente, pienamente umano del fare dell'uomo nell'orizzonte di senso della persona presa nella sua globalità, del suo essere. Si ritrovano allora segni e manifestazioni di questa crisi con domande implicite in quanto il filosofo Ricoeur ci ricordava, esprimendo in modo sintetico, una condivisione di analisi con uno psicologo che conoscevamo tutti, Heinz, Konrut, e individuando tre minacce fondamentali all'autenticità della persona, l'incoerenza cognitiva, la fragilità della volontà, l'area conflittuale dei desideri. Minaccia quindi e crisi ad un conoscere autentico, ad un volere libero e ad un sentire armonico capace di diventare amore che si dona. L'immagine spesso evocata da Papa Francesco è quella che indica e chiama in causa come aree di crisi e anche come possibili sfide gli occhi, le mani e il cuore, quello che gli antichi chiamavano gli universali dell'essere, il verum, il bonum e l'unum conoscere, agire, sentire. Non siamo solo nella tecnica. Sembrano ancora attuali quelle osservazioni presenti nelle ricerche attuate all'inizio dell'Istituto di Psicologia, ma crediamo confermate dalla prassi nel tempo, circa la presenza di crisi come scarsa maturità e presenza di questa maturità nel conoscere, operare, amare, conoscere concretamente psicologicamente rilevanti in un 15-20% di quasi maturi, di 70% di fragili e 15% di seriamente problematici. <coughs> Allora è possibile individuare un terzo mantra presente nei propositi e nell'impegno dell'Istituto. È il vissuto della domanda come si affrontano le sfide, come dare risposte esauriente a quell'insopprimibile desiderio bisogno di stabilità, di eterno, di assoluto e quindi di significato, di senso ultimo delle cose, della vita e al tempo stesso come prendere in mano. Rispettare il valore delle cose della vita, il presente che noi siamo. E Homo esclusivamente psicologicus o l'Homo esclusivamente religiosus, che cerca di affrontare la sfida e come lo accompagna il formatore. Papa Francesco, nella Gaudete et exultate, fa riferimento a due processi riscontrabili nella storia umana per affrontare la sfida in modo insufficiente, parziale, due tentazioni da una parte, gnosticismo oppure dall'altra, il neopelagianesimo. Del primo, Papa Francesco dice che è una delle peggiori ideologie, poiché mentre esalta indebitamente la conoscenza o una determinata esperienza, considera che la propria visione della realtà sia la perfezione. A volte diventa particolarmente ingannevole quando si traveste da spiritualità disincarnata, sempre citando il Papa Francesco, infatti l'ognosticismo per sua natura vuole addomesticare il mistero, sia il mistero di Dio e della sua grazia, sia il mistero della vita degli altri. Nel secondo ancora, Papa Francesco dice che quelli che rispondono a questa mentalità pelagiana o semi-pelagiana, benché parlino della grazia di Dio con discorsi edulcorati, in definitiva fanno affidamento unicamente alle proprie forze, si sentono superiori agli altri perché osservano determinate norme. Come superare queste due tentazioni che possono essere individuate come spiritualismo o psicologismo? La sfida fondamentale, come ricorda sinteticamente von Balthasar, come affrontare in modo adeguato l'inevitabile tensione tra la trascendenza e l'immanenza. Vengono individuate tre vie al teologo di portata antropologica, esistenziale, ma anche presenti nei percorsi pe pedagogicamente formativi e quindi psicologici. Due vie che si rivelano inadeguate e una via positiva, anche se dinamica e in divenire, di autentica risoluzione e di salvezza. La prima via inadeguata è la via dell'apparenza o della pura trascendenza, quella via che si dirige e tende ad un al di là, ad un altro, un assoluto, ma a prezzo di un più o meno marcata svalutazione del presente, del contingente, del tempo, e perseguire e forse trovare il senso unico, ma a prezzo di una svalutazione del concreto, del tempo, di quanto tocca i nostri sensi, la nostra sensibilità. Con un'altra parte di umanità si può seguire invece quella che può essere chiamata la via del combattimento tragico. Una via che coglie il frutto della realtà più immediata, temporale, un carpe diem radicale, magari anche responsabile, fino anche eroico, ma che dovendo fare i conti con la morte si rivela infine tragico, senza senso assurdo un neo pelagianesimo o psicologismo la via dell'alleanza o dell'amore invece è la via dove si può incontrare il mistero dell'incarnazione l'ingresso dell'eterno nel tempo e il mistero della Pasqua con la vittoria e il superamento della morte dando compimento di fatto alle aspirazioni profonde delle due precedenti vie Condannate da sole a rimanere incomplete. Questa via, paragonabile alla scala di Giacobbe con gli angeli di Dio che salgono e scendono, richiede anche delle mediazioni, quel tipo di antropologia attento alle predisposizioni psichiche, ad un mondo dell'affettività e della relazionalità. Ancora una volta, perché. Ricadiamo così spesso in una delle due prime vie e non in questa, matura, dell'alleanza e dell'amore. C'è allora un altro mantra che si riferisce ancora nell'ambito del cosa fare, anche alla luce della domanda appena evocata: il grande tema dell'affettività, dell'ansia. Nell'accompagnamento formativo, non si tratta solo di capire di indicare come agire c'è tutto il mondo del sentire si è già fatto riferimento alla crisi alla minaccia all'autenticità che prende la triplice forma di mancanza di coerenza o confusione sul piano cognitivo, discoraggiamento che indebolisce la volontà e una disarmonia degli affetti, la fragilità degli affetti è forse la più difficile da curare forse la più trascurata. Alla base di questa crisi c'è l'ansia, nell'area affettiva, o meglio le ansie, che prendono forme molto diverse. Ma allora che cosa è l'ansia? Teologo von Balthasar, nel suo libro, affronta il tema dell'ansia del cristiano, sottolineando che l'unica ansia concessa al cristiano è quella di perdere il suo Dio, il nostro cuore è inquieto, ci ricordava Sant'Agostino, e lo sarà finché non riposerà in te. E la meraviglia è un tipo di timore, di ansia, che può essere principio di saggezza. Ma d'altra parte, insieme a quest'ansia fondamentale, dobbiamo dire quali numerose e importanti preoccupazioni, timori, inquietudini, abitano il cuore d'umano. Possiamo lasciarla da parte? Come possono entrare nella lotta che quotidianamente combattiamo con noi stessi, con gli altri e anche con Dio, senza impedire che questa sfida, per cui nessuno può vedere Dio e rimanere in vita, venga ridotta a preoccupazione, a lotta? in orizzonti puramente biologici, economici, politici, con relativi tentativi di soluzione, restrittivi e finalmente paralizzanti. Seguiamo allora come maestro e guida solo l'angelo che sale lungo la scala verso l'aldilà o anche quello che scende nel profondo del cuore. Ai discepoli spaventati sulla barca nella tempesta Gesù, secondo San Marco, non sembra dire solo non abbiate paura, come sarebbe possibile, ma non siate dominati dalla paura. In greco la parola non è foberos, ma dei. Loi. La sfida diviene allora non tanto avere paura, essere ansiosi, ma prendere in mano le ansie, quali, come. Si tratta di andare a attuare una pedagogia dell'interiorità, dell'affettività, non solo chiarezza di idee, ortodossia, gestione dell'agire, ortopassi, ma ortopatia. I contributi di dinamiche umano-psicologiche divengono allora un aiuto, spesso necessario, alla sempre importante visione e dinamica della pedagogia spirituale, teologica. È un'alleanza che mira ad aprire e ad accompagnare un processo di libertà sempre più autentica nel discernimento. C'è allora un altro il quinto mantra che riforma, che riforma evocando una delle domande più impellenti, preoccupanti e pratiche. Che cosa fa il formatore, direttore spirituale, accompagnatore, psicologo, psicoterapeuta? Qual è la missione del formatore e della guida? Troviamo allora una parola evangelica profonda e provocante. Andate ad annunciare il regno, ma subito dopo guarite i malati, ma anche curate gli infermi. Matteo 10 Malati, infermi, deboli. Agostino viene in nostro aiuto quando riprende le parole rivolte da Ezechiele ai pastori di Israele e alla loro missione. Dice il Signore, non, av non avete reso la forza alle pecore deboli, non avete curato le infermi. Poiché ci parla di malati ed infermi, anche se sembra trattarsi della stessa cosa dice sempre Agostino, una differenza e potrebbe ammettere infatti il malato è propriamente chi è già tocco dal male, mentre infermo è colui che non è fermo e quindi è solo debole. Non possiamo dimenticare nei primi, nei secondi, come ci è stato spesso ricordato all'istituto, la ricerca empirica ha messo in evidenza e l'esperienza è venuta a confermare quelle che sono state chiamate, le ricordiamo, le dimensioni. Nei giovani o anche meno giovani non troviamo sempre solo la normalità, non solo sempre la patologia, ma spesso la fragilità. Sempre in risposta alla domanda fondamentale e più concreta, quali passi di un processo di sviluppo, di crescita nella libertà? Ancora una volta, quando ci rivolgiamo alla libertà, chiamiamo in causa la dimensione antropologica e quella psicologica. Siamo nell'ulteriore mantra. L'accompagnamento pedagogico, umano, spirituale, nella crescita della libertà autentica, può realizzarsi con un triplice processo accettazione, presa di responsabilità, trasformazione come risposta alla chiamata. Nella parabola evangelica del Padre misericordioso si ritrovano simbolicamente i processi, si potrebbe dire, nel loro compimento o nella loro insufficienza, quando isolati e non integrati. L'accettazione sola del primo figlio agli inizi può essere la bella vita. L'accettazione dell'umanità. La responsabilità sola del fratello maggiore finisce in un moralismo farisaico ed entrambi sono lontani dall'atteggiamento amorevole del Padre misericordioso: dove invece l'accettazione si trasforma in conversione responsabile e la responsabilità è chiamata ad arricchirsi con l'accettazione e a trascendersi nella chiamata. Come può l'accompagnamento psico-spirituale realizzarsi attraverso questo progetto d'amore che riconosce e integra l'accettazione, la responsabilità, la vocazione e come mai non riesce a realizzarsi. Siccome il tempo fugge, lascio l'ultima mantra che Vorrebbe riferirsi sempre in questo contesto antropologico, spirituale e umano alla dimensione psicosociale, alla conduzione, alla leadership. Il teologo che ha ispirato il Concilio Vaticano II, Semmelroth, ripreso in modo più concreto da Dolles. Ha sviluppato il tema della Chiesa come sacramento, res, res et sacramentum. Non solo la realtà spirituale, non solo la struttura della Chiesa come società, ma l'insieme dei due. E rimando a un libro che è stato curato da due ex alunni, Enrico Parolari e Maria Rosaura, sulla cura della leadership. E arrivo alla conclusione, un po' narcisistica, citando un paragrafo del volume sullo sviluppo che conclude il capitolo sullo sviluppo della persona. L'esistenza di riferimenti e di connessioni tra le umili vicende e concomitanze dello sviluppo della vita umana e i grandi temi della vita e della morte per cui il destino di queste realtà formidabili può in qualche modo giocarsi negli stadi originali dello sviluppo e forse una delle manifestazioni più stupefacenti del mistero della persona che la dignità umana, l'immagine stessa di Dio, sia consegnata e venga a dipendere da fragili relazioni con altri soggetti umani in cui la vulnerabilità delle parti predispone a illusioni, a limitazioni, ad abusi e che allo stesso tempo siano proprio queste fragili relazioni umane a divenire il canale e la mediazione per la costituzione, per l'offuscamento o spesso per la ricostituzione di questa dignità è qualcosa di meraviglioso e di tremendo i due termini che Rudolf Otto usa per definire il sacro e che per noi è un sacro che si identifica con l'incontro di amore con Gesù Cristo grazie della pazienza e auguri